Alex Merlim ha vinto il pallone azzurro 2015 beffando Stefano Mammarella. Uno smacco per il portiere della nazionale, che con il 38% dei voti si è fermato appena dietro a Merlim, primo con il 40%. Una sconfitta che ha subito gridato vendetta e così Mammarella ha lanciato una sfida al suo compagno di squadra per prendersi la rivincita. Alex Merlim, quest'anno mi hai sofferto il pallone azzurro, ma sono qui per lanciarti una nuova sfida. Pensa, faremo un uno contro uno, un tiro libero e un calcio di rigore che va al doppio, ma però sarai tu a metterti in porta. Che ne dici? Accetterai la sfida? Ok Stefano, accetterò la sfida, oggi pomeriggio allenamento e darò la rivincita. Ale, quest'anno ti è andata bene? Qui hai pareggiato, il rigore lo sapevo che segniamo, quindi abbiamo finito in pareggio. Ma dall'anno prossimo devi stare attento, eh? E sarò molto più duro, ridi, eh? Sicuramente. E tu? No. Com'è Mammarella? Palla al piede. Meglio come portiere. No, come giocatore. No, come giocatore, come portiere, sappiamo che è migliore al mondo, però come... Cocciatore, è meglio che non importa. Sicuramente, l'ho scelto apposta, guarda. E lui come portiere? Beh, se la cavicchia, dai. Tu te la cavicchi un po' come portiere, ma ci sono andato piano perché devo andare un po' di più, no?